sono molto contento oggi di essere qui perché in qualche modo con il collaudo di cui spiegheremo si parte nel conto alla rovescia per la apertura, inaugurazione di questa opera per noi strategica che da moltissimi anni attendiamo. Allora, per capire di cosa si tratta oggi, l'importanza che ha, io credo che sia bene che ciascuno dei presenti che ha un ruolo particolare possa farci comprendere. Allora, innanzitutto l'ingegner Vittori, che è direttore generale di Friuli Venezia Giulia Strade, che è chi ha realizzato, chi ha il committente, se così possiamo dire, dell'opera. Prego, ingegnere. Mi presento, io sono Vittori, il direttore di una divisione, in realtà è RUP del lavoro. E, come ha detto il signor Sindaco, è un lavoro che serviva proprio per dare continuità e completezza al sistema trasportistico regionale su strada, perché lega la strada regionale da cui appunto di parte questa variante, mettendo in sicurezza l'abitato di San Vito al Tagliamento per collegarsi poi con la SP1 e poter permettere un agevole raggiungimento dell'autostrada. Le operazioni di oggi come dire, sono l'atto di chiusura di, una delle, di tutto un percorso che ha visto ottime sinergie tra impresa, stazione appaltante, direzione lavori e collaudatore che ci vede qui tutti riuniti assieme. Ecco, quindi abbiamo capito l'importanza, però c'è chi ha anche progettato questo ponte. E allora l'ingegner De Fina. Sì, sono l'ingegner De Fina. Quest'opera è un impalcato continuo a 7 campate, sono 2 campate di riva da 32 metri e 5 intermedie da 37 metri, completamente in calcestruzzo armato precompresso. È un'opera un po' particolare perché la precompressione è stata fatta con 3 tecniche differenti, prima per quanto riguarda gli elementi prefabbricati dalla FAC, quindi una precompressione a fili aderenti. Poi è stata fatta una post-tensione a 3 fori biplati sulle pile e infine una post-tensione completa di tutto il viadotto, 250 metri, con 10 cavi da 19 trefori. Quindi è un'opera che ingegneristicamente ha comportato alcune particolarità e adesso siamo al momento del collaudo e direi che sta andando tutto molto bene. Bene, adesso abbiamo anche ovviamente l'impresa e quindi coloro i quali hanno realizzato questo ponte, accanto al ponte. Allora, l'ingegner De Carli, dell'impresa Coletti. Sono l'ingegner De Carli, rappresento il raggruppamento di imprese Adria Strada e Coletto che hanno acquisito questo lavoro e che comporta, diciamo, non solo il ponte ma anche diciamo, tutta una serie di opere minori, diciamo, è un tratto di oltre 5 km su cui poi parlerà più specificatamente il direttore dei lavori. Ecco, noi oggi siamo qui al collaudo, siamo ormai in fase di finitura. Penso che fra un 15-20 giorni i lavori saranno pressoché finiti. Passo la parola all'ingegner Massimo Contadin, che è il mio braccio destro e diciamo quello che ha eseguito tutto il lavoro. Ingegner Contadin. Buongiorno, sono l'ingegner Contadin e oggi stiamo facendo il collaudo del ponte che prevede 3 praticamente campate di collaudo, una sono previsti 6 camion e le altre 2 sono previsti 8 camion. E ciascun camion pesa circa sui 500 quintali, quindi immaginate il peso che sta gravando su sto ponte. E l'opera, una volta questa è praticamente l'ultimo, diciamo, in collaudo più importante, dopodiché diciamo che l'opera è in fase di finitura e mancano ancora le barriere fonoassorbenti e la segnaletica, quindi siamo al punto finale quasi. Genier Cousin, direttore dei lavori, è stato... Buongiorno a tutti. Soddisfatto? Sono il direttore dei lavori della circonvallazione di San Vito. Oggi finalmente portiamo a compimento tutte le prove e le verifiche che sono state attuate sul cavalcaferrovia. Ricordo che la prova di carico dell'impalcato di oggi porta alle spalle una serie copiosa
di prove che sono state fatte dai pali di fondazione alle prove di carico sui pali di fondazione per vedere l'interazione terreno-struttura, le prove, la campagna di indagini, prove sui materiali da costruzione, dei calcestruzzi, dell'acciaio, dei cavi armonici, i monitoraggi che abbiamo sempre attuato, monitoraggi topografici in fase di costruzione per fasi dell'impalcato nelle sue varie fasi, quindi in fase provvisoria con i torrini metallici che si sono attuati per arrivare oggi alla prova di carico dell'impalcato che siamo finale, che ci porterà a compimento per la redazione del collaudo definitivo. Bene, questo un po' il quadro. Ovviamente abbiamo in questo preciso giorno anche la persona, possiamo dire, più importante, cioè il collaudatore, cioè la verifica della, come dire, staticità, della bontà dell'opera, se l'opera è stata fatta, come si diceva una volta, a regola d'arte. Ingegner Guaran. Buongiorno, sono Ingegner Guaran, appunto incaricato dall'allora provincia di Pordenone del collaudo statico di tutti i manufatti della circonvallazione e del collaudo poi tecnico amministrativo. Oggi appunto siamo qui a fare, come si diceva, la prova di carico, che è l'atto propedeutico al collaudo statico vero e proprio, no? E quindi stiamo verificando che quanto è stato calcolato in Ingegner De Fina risponda oggi, soprattutto in termini di frecce, di deformazioni, con le previsioni teoriche, e finora le cose stanno andando correttamente, ecco. E dobbiamo verificarne anche scaricando e ricaricando l'elasticità della struttura in modo che non abbia dei cedimenti, come dire, perpetui, no? Perché altrimenti questo è grave, quindi deve rientrare elasticamente. E verificato questo, possiamo poi passare alla parte amministrativa, che sarà proprio il collaudo statico vero e proprio, che consentirà l'apertura, ecco, al traffico della viabilità. Grazie, ecco, quindi con oggi, curandoci che tutto ovviamente vada bene, laddove significa che siano superate tutte le prove che abbiamo sentito dover essere svolte, beh, con oggi, dicevo, comincia il conto alla rovescia. Dato che qui abbiamo tutti i protagonisti, io mi spingo a dire che, insomma, per l'attenzione che viene la nostra comunità, per l'importanza dell'opera, eccetera, insomma, tutti pensiamo che, non diciamo ancora una data, ma che entro giugno l'opera potrà essere aperta, terminata e percorribile. Questo è l'augurio. Certo, con oggi, dicevo, comincia comunque il conto alla rovescia. Io voglio ringraziare tutti i presenti per questo passaggio praticamente così importante, ma io credo anche che si capisca che, insomma, è una di quelle opere che per tutta la regione assume un'importanza di particolare rilievo, ma anche tra le più impegnative, non soltanto per il costo, anche per la fattura. Quindi vi ringrazio ancora una volta e mi auguro che si possa quanto prima, comunque entro giugno, aprire questa circonvallazione.